Teramo Città si prepara a tornare in zona gialla. La spinta propulsiva arriva dai ristoratori teramani, dai più storici ai giovanissimi, che hanno fatto rete, costituendo l'associazione Aria. Oggi tutti insieme chiedono all'amministrazione comunale di pedonalizzare alcune strade del centro cittadino e realizzare delle vie del gusto. E l'amministrazione ha già qualche idea in proposito, come ci spiega l'assessore alle attività produttive del comune, Antonio Filipponi. Quali sono le vostre idee di ripartenza? Confermare un po' tutto il lavoro che abbiamo svolto lo scorso anno, quindi anche confermando le vie del gusto, via Capuani e tutte le altre vie che hanno una vocazione specifica proprio sull'enogastronomia e chiaramente confermando quegli eventi come Teramo Natura Indomita che hanno dato una vocazione estiva alla città di Teramo. Siamo agli sgoccioli, attendiamo di conoscere la normativa che ci consentirà di riaprire le attività di ristorazione all'aperto, confermiamo gli spazi all'aperto, i gestori delle attività non dovranno fare nessuna richiesta di tipo burocratico, ma potranno semplicemente tirar fuori all'esterno i tavoli e le sedie facendo seguito all'autorizzazione che hanno ricevuto lo scorso anno. Quindi andiamo in continuità con quell'autorizzazione senza andare ad aggravare a livello burocratico le procedure. Per quanto riguarda gli orari di apertura, di chiusura? Ecco, aspettiamo appunto di conoscere la bozza, quello che sappiamo ad oggi che continua ad esserci il coprifuoco, questa per noi è un po' un'assurdità perché se si parla di cena con un coprifuoco alle 10 aspettiamo di conoscere il documento per capire effettivamente che cosa stanno pensando. Certamente noi ci immaginiamo un'estate molto simile a quella dello scorso anno con i contagi che speriamo torneranno a scendere in maniera significativa anche perché i vaccini comunque in questo momento stanno proseguendo in maniera molto rapida e quindi ci aspettiamo un'estate come quella dello scorso anno dove non c'era il coprifuoco naturalmente e dove gli allestimenti esterni anche delle attività di ristorazione hanno contribuito a rendere più accogliente la città.